Mai come in questo video ho bisogno di un vostro parere qui sotto nei commenti. Da quando ho acquistato questa Mini non l'ho mai guidata praticamente. Si è rotto prima un pezzo, poi un altro. Adesso è tutto a posto e finalmente l'ho messa in moto e sono andato a farmi un giro. Bentornati, ho portato la Mini R53 a bancare. La sensazione che ho è che sto guidando una macchina che ha molti più cavalli di quelli che dice la rullata, fondamentalmente. Mi dice 220 Nm di coppia, 4000 giri e 163 cavalli, più o meno come la vettura stock quando esce da casa madre. Ho provato un'altra Cooper S53 tutta originale, ma non va assolutamente come la mia. Quindi dov'è il problema, ragazzi? Ho bisogno dei vostri commenti, mai come in questo video voglio che vi devastate la colonnina dei commenti e mi fate sapere cosa ne pensate. C'è stato qualche problema durante la rullata, forse non sono stati disattivati i controlli di trazione, la macchina slittava, pattinava, forse non è stata tirata al limitatore, cioè... Pure che una merda la macchina di Torrisi, Guardate un attimo cosa succede nel video e fatemi sapere qui sotto nei commenti. A sensazione, visto che il mio culo è molto più sensibile del banco a rotelle che dove l'hai portata, ti dico che è una macchina che ha quella spinta, importanza, quella spinta in accelerazione anche di quarta, non può avere 163 cavalli. 163 cavalli come originale. Dai, non lo so. Ah, non è possibile, non è possibile. Non ha 163 cavalli. Il culo di Spadano dice che supera i 210 cavalli. Sono demoralizzato dopo aver speso migliaia di euro per restaurare la macchina e per fare modifiche. Scopro dopo la rullata che la Mini eroga esattamente gli stessi cavalli di quella originale. E anche la coppia non è cambiata più di tanto, perché ha solamente 10 kg in più a 4000 giri. Va bancata la macchina su un altro banco e va cambiato pure quello che banca la macchina sul banco. Nonostante questa erogazione, se fosse così, se fossero veramente 163 cavalli, mamma mia come va, è velocissima. Guardate il video e fatemi sapere se vi è piaciuto mettendo like e commentando qui sotto. Su Foglio registra 6800 giri raggiunti al limite, ma si vede una curva mollata a 4000 e qualcosa, poco sotto i 5000, che non è che abbia molto senso non avendo raggiunto il limitatore e avendo lasciato il gas in piena coppia. Ci vediamo domani mattina da carrozzeria nuova Foul. Mi prendi a me e andiamo direttamente a bancare la macchina, ok? Pronti? Andiamo a bancare la Mini. Yeah.
sì, questa macchinina. A cosa serve il volante scamosciato? Serve per le macchine che quando le guidi ti fanno sudare le mani. Ah, il lago di Vigo, che meraviglia, la mattina è incantato. L'erogazione che ha è fantastica, unica. 1.600 ragazzi, questo è un 1.600. È solo un 1.600! Vado piano ragazzi, non me ne vogliate. Arriverà il momento di scannare la mini in pista, ve l'ho promesso, lo farò, ma voglio montare delle gomme slick e essere sicuro. E poi su strada bisogna stare attenti, se vogliamo divertirci e correre con le macchine andiamo in pista, non per strada. Questo è un messaggio che vorrei che sia chiaro per tutti. Sì, mi direte, ma prima l'hai scannata, hai dato full gas. Era un tratto dritto senza nessuna via che incrociava, non c'era neanche una macchina e non si fa comunque. No, parliamo del cambio. Secondo me è quasi perfetto per una guida più pistaiola, uno short shifter, quindi un'escursione della cambiata leggermente più corta sarebbe l'ideale. Si può fare questa modifica su questa macchina senz'altro e potrebbe essere uno step da abbinare allo stage 2 motoristico, ovviamente se modifichiamo componenti del vano motore, quindi aumentiamo la potenza del veicolo, cerchiamo sempre di compensare con una buona frenata e con un buon assetto, per non parlare di pneumatici nuovi, slick, con grande tenuta, quindi sicurezza, aumento di potenza, aumento delle prestazioni della frenata, dell'assetto, eccetera, eccetera. Le cose vanno di pari passo. Per quanto riguarda il volante, mi sembra uno sterzo estremamente diretto, piacevolissimo, non cambierei nulla di questo sterzo, mi fa impazzire così. Dashboard della macchina, senza dubbio uno dei più belli, quello dell'R53 più bello a mio parere di quello dell'R56, questione di gusti, non me ne vogliate anche qui. Meraviglioso il fatto che ci sia il contachilometri qui, nel 2000 hanno pensato a questa cosa e il contagiri qui è veramente grande stile. Io ho montato un pomello del cambio della BMW M Performance che mi piaceva molto, solo un fattore estetico, poi nella dinamicità di guida cambia poco e niente, anzi non cambia proprio nulla. Gli interni della Mini li ho fatti con una vernice nera goffrata, li ho fatti diventare tutti neri, mi piaceva tanto così, ho lasciato le cromature. A livello estetico invece, per quanto riguarda i fari anteriori, non credo lascerò il ring cromato, lo farò o nero o in tinta con la carrozzeria. Invece i sedili, questi sparco tubolari, l'unica pecca che hanno è che è un po' scomodo entrare e uscire dalla macchina. È un sedile che costa poco, la coppia l'ho pagata a 400 euro da Autotecno ed è un sedile ottimo, contenitivo. Questa vettura monta l'assetto originale. Chi è entrato in macchina con me mi ha detto subito: Matti, ma che assetto monta questa macchina? L'assetto bella rigida, inserisce molto rapidamente. Nessun assetto. Questa città è piena di buche, è veramente difficile guidare se avessi un assetto più rigido di questo, ma vi dico che non ce n'è bisogno perché è rigido, inserisce meravigliosamente, zero rollio. Ovvio che se vogliamo il massimo delle prestazioni e pensiamo a questa macchina per un uso esclusivo da pista, allora ragazzi, va bene, mettiamo un assetto nuovo. A quel punto direi pure di avere anche quattro cerchi nuovi già con slick montate su, facciamo cambio gomme, cambio assetto per entrare in pista e buonanotte. Però vi assicuro che tanto per capire il limite di questa auto ci vorrà del tempo, io l'ho guidata veramente poco, questa è la quarta volta che la guido, da quando l'ho presa più di un anno e mezzo, adesso me la sto godendo in questi giorni. È tutta una nuova emozione anche per me, veramente bellissima, e ti dico che prima vorrei capire qual è il limite di quest'auto guidandola il più possibile, dopodiché vado a migliorare le cose che io reputo un po' deboli. Ecco, la prima scelta per quanto riguarda il mio gusto è l'impianto frenante. Non so quale impianto frenante posso montare su quest'auto, consigliatemi voi qui sotto nei commenti.
Secondo voi qual è il miglior impianto frenante per questa auto nel caso uno la pensasse, la studiasse, la preparasse per un uso solamente pistaiolo? Quando guidavo M3 46, cambio meccanico, bomba di macchina bellissima, aveva l'impianto frenante originale che era un po' di burro, una delle grandi pecche di quell'auto lì, quindi pensai di metterlo su una P-Racing. Ecco, quello è un bel impianto frenante. Tocchi il pedale del freno e hai la sensazione che ti lanci fuori dal parabrezza. La trazione anteriore, ragazzi, non sono un esperto di trazione anteriore perché vengo da tutte posteriori e 4x4, è bellissima. Cioè, su questa auto non sento la necessità di avere una trazione posteriore, poi comunque questa è un'auto con un passo cortissimo. Anteriore va bene, fantastica. Telecomandino per accendere e spegnere lo stereo, totalmente inutile. È un vecchissimo stereo di concezione touch, uno dei primi, quindi ovviamente solo per alzare il volume ci metti un quarto d'ora. Allora ti hanno fatto il telecomandino per non farti innervosire. Ma io non lo accendo lo stereo in questa vettura qui, perché basta che tiro giù i finestrini. Basta così. 2002, anno di immatricolazione del Mini Cooper SR53. Ah, quel buco lì, non ci fare caso, caro mio. E ci vorrei fare un cassettino. C'era l'airbag una volta. L'ho comprata così. Se la regalo a mia moglie, quest'auto, ci faccio rimontare l'airbag. Quanto manca a Viterbo? 4 km. Allora, pena, benzina. Turbo? No, ma se è domenica, insomma, turbo meccanico. Cambio manuale, ok, kilowatt 130. C'ha 163 cavalli. Sì. A parte tanto dopo la scala se la trova da sola. E tanto per vederla io mentre fa la prova. Che dica vedo. Lei, io non lo so. Vabbè, 130 kg, sì. 90, 160 la grande. Vabbè, già, sono 160 così. Sì. Non devo dire. Uscite, raga. Bye.
stata fatta, la Mini eroga esattamente gli stessi cavalli della Mini originale, 163 cavalli, quindi 120 kW. È normale secondo voi? No. No, non è normale, anche secondo me. Secondo me c'è un props. Andrea ci spiega un attimo, secondo lui, quali sono i parametri base per rullare un'auto? Che forse non sono stati rispettati. Allora, la temperatura e pressione gomme incide tantissimo. L'invecchiamento delle gomme anche, quindi la rullata è da considerare valida in parte. E altro fattore fondamentale è il tiraggio dell'auto sui rulli, in quanto a seconda di come viene tirata la rullata può cambiare di alcuni kilowatt, quindi non è un risultato comunque sia certo e rimane molto approssimativo. La pressione ai pneumatici era troppo alta, in quanto abbiamo visto che la macchina ha superato i 2,5 bar a gomma e sinceramente con le temperature di oggi è veramente troppo alto. Altro fattore fondamentale è questo, ossia la macchina non è stata provata nel suo range di giri massimo. Nella prima rullata è stata provata fino a 5000 giri e poi c'è stato un disallineamento del banco tra i giri letti della macchina e i giri che il banco andava a leggere, e quindi è stata fatta una seconda rullata fino al limitatore e il massimo che è stato visto sono stati 120 kW, appunto, come potete vedere poi dalla rullata. In poche parole, sì, 60 euro ce li potevamo andare a mangiare al ristorante. Sì, in pratica sì. Dove cazzo è arrivato? Beh, arrabbiatissimo. Per me almeno 200 cavalli deve fare quella macchina, sì. Perché sennò devi piarla e buttare l'altra parte della ferrovia. Però infatti, secondo me li fa. Chiediamo, ragazzi, consigliateci voi dove andare magari a fare un altro test su un altro banco, oppure soprattutto voi che ne pensate? 160 cavalli come l'originale praticamente, da che dipende? Cioè, voi dateci un consiglio anche voi, no? Giusto, andiamo, interagiamo col pubblico. Interagiamo, vai. Ciao. Possibile che questa Mini eroghi 160 cavalli? Oddio, mi sembrano davvero stock per come va. Mi viene anche un altro dubbio, ragazzi. Probabilmente il tipo che ha rullato la Mini non ha disattivato il DSC, il controllo di trazione. Già queste gomme non hanno un filo d'aderenza. Infatti sentivo durante la rullata che perdeva un po' di potenza e poi ritornava. Probabilmente entrava il DSC. Questo potrebbe essere un altro errore.